commercianti del rione Trevi, se ci dà poi un ascolto, perché siamo siamo completamente in ginocchio, abbandonati, signori, non c'è un'anima che gira per il centro storico. Siamo rovinati fino al 2021. Perché questa zona è stata abbandonata da anni, nessuno è più venuto nel territorio. Quindi che chiedete alla sindaca in realtà? Noi chiediamo almeno la perduta della ZTL, signori. Stiamo cercando di portare almeno il 10% del lavoro dei romani al centro storico. Almeno aprire con delle fasce orarie che permettono l'accesso ai romani di venire e di riscoprire Roma. Avete parlato con la sindaca? Ancora no, perché ancora non ci ascoltano. Oltretutto quello che chiediamo è la legalità in questa via. Già stiamo andando l'illegalità in questa via. Splendida. Faccio di droga. Perché senza me di sindaco. Sindaco, non compere scolla, aspettiamo. Sindaca, venga a trovarci, siamo in rovina. Noi siamo in rovina. Siamo in ginocchio. Qua, no, le biciclette. Siamo stati al buio per 3 mesi, ieri sera hanno rimesso le luci perché veniva la nostra sindaca. Sì, oggi in questa cornice splendida, con un tempo meraviglioso, siamo davvero orgogliosi di presentare un nuovo servizio che sbarca oggi in città. Si tratta dei 1000 monopattini Elbitz, monopattini elettrici che aiuteranno Roma a ripartire nel segno della sostenibilità ambientale e della mobilità alternativa e sostenibile.